Rieccoci nuovamente in linea. Tra pochissimo parleremo di sport. Facciamo però un'anticipazione. Ci colleghiamo in diretta con Gennaro Savio, che è ospite della Virtus Libera, che stasera festeggerà in anticipo il Natale. Gennaro, ci sei? Vai, vai. Buonasera Vincenzo, siamo qui al ristorante La Casareccia dove ogni anno si fa la cena di Natale con la Virtus Libera. Ci sono i giocatori, ci sono i dirigenti, c'è il presidente. Quest'anno c'è un clima maggiormente festoso perché la prima squadra, nonostante debba recuperare ancora una partita, è al secondo posto a una sola lunghezza di distanza dalla prima, quindi veramente c'è grande euforia, grande soddisfazione. Questa volta, presidente D'Angelo Fiore, mangiamo il panettone quasi primi, lo possiamo dire. Sì, buonasera, innanzitutto è un piacere essere qui in questa location spettacolare che è la Casareccia. Come ogni anno, per il terzo anno consecutivo, siamo qui a festeggiare Natale. Penso che il successo più grande è che siamo tanti di noi, c'è tanta gente stasera e la Virtus Libera rappresenta una vera e propria famiglia, sia per il paese che per tutti noi. Questa società è fondata da tutte persone appassionate, sia come dirigenti che come giocatori che come tifosi. Il successo di questa squadra è rappresentato qui da tutti noi che siamo numerosi stasera, tutti diciamo tutti per lo stesso motivo, c'è cioè la Virtus Libera fuori io. Abbiamo l'allenatore Gino Monaco, non solo un secondo posto che ormai sta tanto di primo, ma anche l'accesso ai quarti di finale della Coppa Italia. Veramente c'è la possibilità di fare un bene quest'anno, mister. Scongiuri facendo. Teniamo i piedi per terra e certamente fino adesso abbiamo fatto un ottimo percorso. Grazie a tutto ciò che ci sta intorno, alla società, allo staff tecnico, ai calciatori. Diciamo che abbiamo creato un bel movimento. C'è tanto entusiasmo, speriamo di fare sempre bene. Colgo l'occasione per fare a tutti buone feste. Poi abbiamo, questa è una società che punta molto sui giovani e dunque si lavora tanto sulla crescita di un vivaio molto forte. Mister Diorio, anche i giovani della Virtus Libera ben promettono per il futuro di questa società. Certamente, è un progetto a lungo termine che porterà sicuramente dei frutti, è un progetto ambizioso e penso che i frutti non tarderanno ad arrivare. Tra un mesetto sicuramente inizieremo a dire anche la nostra, anche se sono anche più piccoli Ok, il presidente Fiorentino vuole aggiungere qualcosa? Siamo ormai in dirittura d'arrivo di questo collegamento. Ci tengo stasera a fare gli auguri al nostro direttore generale Giuseppe Caruso. Lo voglio in diretta, lo voglio salutare in diretta e lo chiamo qui davanti a tutti noi per gli auguri. Allora Vincenzo, possiamo chiudere il collegamento? Il piccolo Simone mi passa la pizza con su scritto Virtus Libera. Qui ci sono portieri, difensori, ci sono attaccanti, ma stasera hanno garantito che davanti al tavolo saranno tutti attaccanti, pronti a divorare le squisitezze che preparerà il ristorante della Casareccia.